Anche la CNA Picena accoglie con favore il decreto legge coesione che dal punto di vista dell'associazione rappresenta un coerente completamento della manovra di bilancio e un intervento cruciale per il rilancio competitivo del Paese. La riforma delle politiche di coesione, compresa l'introduzione della zona economica speciale unica, costituisce una misura auspicata che dovrebbe consentire al Piceno e all'Italia di raggiungere un livello soddisfacente di impiego delle risorse comunitarie nel breve periodo. È quanto emerso nel corso dell'incontro andato in scena ieri nella sede di San Benedetto del Tronto della CNA Picena, alla quale hanno partecipato il sottosegretario al MEF Lucia Albano, il segretario generale della CNA Nazionale Otello Gregorini e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. L'incontro, caratterizzato da una notevole partecipazione di rappresentanti della piccola media impresa, è stato introdotto dal direttore di CNA Picena Francesco Balloni e dalla presidente Arianna Trellini. Deve essere un incontro che, oltre insomma a farci apprendere quelle che sono le novità di questo decreto, ma deve essere anche un modo per poter avviare una interlocuzione piuttosto critica, nel senso che noi insomma ringraziamo per tutti gli interventi di politica economica che sono fatti nel nostro territorio, ma al contempo dobbiamo chiedere ai nostri politici un atto di coraggio, ovvero la messa a terra di questi fondi deve essere accompagnata da una effettiva sburocratizzazione di tutte le attività per poter accedere a questi fondi. E ci vuole un atto veramente di coraggio, nel senso che le nostre imprese non possono perdere tantissimo tempo nel presentare carta sopra carta, perché poi stiamo parlando di operazioni assolutamente ridondanti. Io lo dico in qualità di presidenza del CNA, ma anche in qualità di consulente aziendale, attività che svolgo a tempo pieno, e vedo che l'ansia nel rendicontare i bandi è assolutamente importante. Quindi ci vuole assolutamente un allineamento tra quelli che sono i fondi e l'effettiva messa a terra. Eravamo un po' sfiduciati dal punto di vista del mancato allungamento della ZES unica. Col decreto legislativo 60 del 2024 c'è una prospettiva che si novera sulle imprese che possono usufruire sia dell'articolo 13,4, in particolar modo del fondo di deindustrializzazione, sia del Resto al Sud 2.0, l'articolo 18, che si avvicina molto a quelle che sono le esigenze e le istanze che ci avevano chiesto le imprese da prima. Qui si riscontra la problematica che le aziende che stanno nel vicino Abruzzo e i comuni che sono nel vicino Abruzzo possono usufruire della ZES, della zona economico speciale, avendo così uno sgravio sul credito d'imposta del 35%. Questa situazione avrebbe messo in seria difficoltà se non vi fosse stato qualche situazione cuscinetto, proprio perché le aziende che stanno dalla parte del fiume, il versante marchigiano, avrebbero chiaramente avuto magari dei competitor che potevano vivere di una forza sicuramente maggiore. Questa situazione crea nel nostro territorio una buona prospettiva per due motivi. Uno, perché si può dare linfa e vigore a nuovi investimenti, nuove prospettive, anche nuova occupazione. E due, perché comunque, salvaguardando anche la misura di Resto al Sud 2.0, vengono salvaguardati anche quei comuni che comunque sappiamo che dalla nostra provincia fanno parte del cratere e tutta l'area sismica che ovviamente ha necessità di riportare sia economia, sia occupazione, sia sviluppo. Il Governo nazionale è sempre pronto a sostenere l'imprenditore, perché è l'imprenditore, l'impresa, quella che crea ricchezza e che crea lavoro. La congiuntura attuale è una congiuntura complessa e difficile, ma il lavoro che stiamo facendo è importante. Io oggi sono venuta a parlare del decreto coesione, che è uno dei decreti insomma in fieri anche al Senato nelle prossime settimane, che prevede anche dei fondi proprio per le zone di crisi complessa, di deindustrializzazione, come la nostra zona, l'area del Piceno, e quindi parliamone, perché questo è importante per il sostegno a investimenti delle imprese locali. C'è un tema che riguarda il decreto coesione, l'importante scelta che comunque il governo ha fatto nell'ambito dell'interlocuzione di prevedere risorse nel triennio 24-26 per quanto riguarda
un numero abbastanza consistente di comuni dell'Ascolano. Questo ovviamente è una risposta positiva per evitare il rischio che le nostre imprese che stanno al confine possano spostarsi dall'altra parte, visto che l'Abruzzo rientra nell'ambito della ZES che riguarda tutto il meridione. Ecco, con questo intervento siamo convinti che quel rischio può essere rimosso e quindi la realtà imprenditoriale di questo territorio possa continuare e a dare la prospettiva ad Ascoli e le Marche più complessivamente.